Amici di EnduChannel, ben ritrovati. Oggi per la rubrica Tech & Test siamo qui per testare una collezione di prodotti dedicati allo sci alpinismo del brand, uno dei brand più importanti del mercato, La Sportiva, un brand proprio del Trentino, viene dalla Val di Fiemme e oggi abbiamo a disposizione un outfit completo e anche l'ultimo ritrovato degli scarponi dell'azienda di Ziano, che è il Vegan. Oggi lo metteremo a dura prova qua sulle nevi della Paganella Schiaria nel cuore del Trentino. Volkswagen. Bene, tutto è pronto, seguiteci. Cari amici di EnduChannel, probabilmente lo conoscete quel vecchio detto che dice che in montagna non esiste tempo bello o brutto, esiste l'abbigliamento giusto. Ecco, a proposito di abbigliamento, oggi ho il piacere di provare, testare e condividere con voi le qualità di un outfit di La Sportiva. Il design della Zone Down Jacket lo si percepisce dal suo slim fit, una comodità dove poterla indossare anche grazie a alcuni dettagli come la culisse in fondo che consente di chiudere la parte all'altezza del bacino così da conservare il calore all'interno della giacca. Un altro dettaglio della giacca è il cappuccio, che non è un normale cappuccio, bensì ha nella sua parte anteriore una striscia di neoprene che consente di fare un leggero attrito al cappello e quindi di restare stabile, quindi durante la salita o la discesa il cappuccio continua ad avvolgere il capo e a proteggerlo dal freddo. L'elenco dei dettagli poi prevede due tasche esterne e una interna. Una interna particolare perché oltre alla cerniera ha anche un piccolo foro dove far passare il cavo degli auricolari qualora voleste sciare con la musica di sottofondo. Veniamo a uno strato intermedio, esattamente alla Sling. La riconoscete sicuramente per un tessuto assolutamente morbido, all'occhio ma anche al tatto. È un prodotto che vi avvolgerà nel corso della vostra salita e terrà calore. Ma c'è un'altra scelta molto particolare da parte dell'azienda, che è quella del trattamento del tessuto con poligene. Lo riconoscete da un'etichetta posta sul lato destro. Il poligene che cos'è? È un trattamento antibatterico del tessuto. La vera sfida per un'azienda che produce abbigliamento tecnico per la montagna non è solo la giacca o il mid layer, ma anche e soprattutto i pantaloni, perché una giacca o una felpa o un gilet lo puoi togliere durante la giornata, ma il pantalone lo indossi al mattino e lo togli alla sera. Il Solid 2.0 ha questa grande qualità, ovvero di essere stato studiato su un principio della metodologia del body mapping, ovvero un determinato tipo di tessuto in una particolare parte del corpo. All'altezza delle ginocchia un tessuto in membrana protettiva antivento che lo rende anche idrorepellente ma allo stesso tempo traspirante anche nella parte posteriore, perché lo sci alpinismo è un'attività aerobica, si suda e quindi il corpo ha necessità di espellere l'umidità che produce. Ma sono i dettagli che rendono un grande valore a questo capo. Per esempio, oltre alle due tasche anteriori e una posteriore, ci sono due tasche laterali in tessuto stretch dove si possono riporre molto comodamente dei guanti durante la salita oppure una macchina fotografica o, quando arriverete in rifugio, la vostra mascherina. Impreziosisce il Solid 2.0 una cerniera in fondo al capo, all'altezza dello scarpone, perché quando poi dovremo scendere in neve fresca è bene chiudere e sigillare lo scarpone perché la neve non entri all'interno del piede. Normalmente i cappellini vengono considerati accessori nell'abbigliamento, ma in questo caso, quando fai sci alpinismo, un cappellino deve essere un attrezzo. E nel mio caso, soprattutto quando si è dotati
di pochi capelli, beh, il cappellino può salvarti. E questo è esattamente quello. Un cappellino dotato internamente di uno strato in fleece caldo e che consente la traspirazione, perché nello sci alpinismo si suda, ma soprattutto una superficie esterna che protegge dal vento. Lo scarpone Vega è la naturale evoluzione di uno scarpone in casa La Sportiva di grande successo, lo Spectre 2.0. Uno scarpone dal compromesso tra discesa, ma anche e soprattutto per la salita. Nella salita lo si riconosce dai dettagli. Un dettaglio è stata la scelta tecnica di costruire i ganci in alluminio di lega leggera, un insieme di dettagli che consentono allo scarpone di raggiungere un peso di 1,560 kg. E quando si è in salita con le pelli, ogni grammo pesa. Lo scafo dello scarpone è stato prodotto in grelamide, un particolare materiale che proviene in parte anche dai semi di ricino, una scelta ecologica sempre più vicino al mondo della natura. Infine, la comodità dello scarpone Vega la si apprezza dall'escursione, ben 60 gradi durante la camminata. Con un semplice gesto nella leva posteriore si passa nella fase walk e si può procedere avendo questo tipo di estensione. Gli sci alpinisti più evoluti spesso arrivano a 50 metri dalla vetta e raggiungono la cima della montagna a piedi, ed è lì che è necessaria una suola aderente. Niente di meglio di Vibram. Uela! Oi, ciao! Ma cosa fai ancora qui? Io sono qui per venire a fare una sciata e soprattutto per provare un paio di scarponi nuovi, tra l'altro che tu dovresti conoscere, perché sono scarponi della Sportiva, il modello Vega. Certo, sono molto diversi dai tuoi, che sono da gara, super leggeri. Questi sono scarponi innanzitutto a quattro ganci e in discesa, brava, tanta roba. Esatto, devo dire, il controllo che si ha in discesa ed è tutto paragonabile a uno scarpone da sci tradizionale, da sci alpino. Del Vega mi piace molto la sensibilità plantare, la sensibilità che devi avere sotto la pianta del piede nei cambi di direzione. Apprezzo particolarmente la comodità della fascia plantare. Lo rende uno scarpone, oltretutto nel gambaletto, molto avvolgente e per questo anche comodo e confortevole. Arrivati in vetta, via le pelli, chiusi i scarponi, pronti per la discesa. Questi pantaloni, per esempio, consentono anche tutti i movimenti che hai bisogno durante una sciata, sia prima in salita che adesso nella discesa. Poi zero freddo, bella. Giacca antivento, bella calda. È la Zone Down, devo dire molto bella, leggera perché non è pesantissima e poi, come hai visto, i movimenti, massima libertà.
Soddisfatto. Esame superato ampiamente. Bene. Adesso ci facciamo due belle curve in pista. Sì, dai, due curvette assieme. Ti seguo. Vieni. Mi raccomando, eh. Andiamo. Pronti via. Un po' di recupero energetico è importante. Devo dire, impressioni nel complesso, soprattutto sullo scarpone, decisamente interessante la capacità che ha avuto lo scafo e la scarpetta interna di avvolgere il mio piede. Questo per me è estremamente importante, soprattutto perché in fondo siamo qui per divertirci, non per fare gare, quindi la capacità di poter stare bene all'interno dello scarpone è la priorità assoluta. L'abbiamo soprattutto apprezzata in salita, grazie anche all'escursione dello scafo di 60 gradi. E questo è sicuramente un elemento a favore. Lo è altrettanto la rigidità durante la discesa, in neve fresca e in pista, perché uno scarpone a quattro ganci nasce normalmente per chi preferisce il downhill, per chi dello sci alpinismo va alla ricerca soprattutto della discesa, delle emozioni e il brivido che ti dà una curva in neve fresca o su una pista. Ecco, questo devo dire, il Vega della Sportiva ha colpito in pieno. Siamo sulla via di ritorno verso casa. Bene, se vi è piaciuto questo video, potete sicuramente iscrivervi al canale, attivare le notifiche e condividerlo con i vostri amici. E ci rivedremo alla prossima puntata.